te l'avevo detto che ci siamo persi. Sì, ma sei sempre il solito, dai, va là. Ma no. Ma sì, tra poco devi girare. Guarda che ma stai guidando te, che devo girare io. Ah beh, sì, insomma, in queste strade bisogna girare te. Poi non ho capito, perché 100 e sembra di stare a Londra, non si è ancora capito. E questo cameraman dietro chi è? Ci sveglieremo da tutto solo. Secondo me sai che non arriviamo. Però che fica la macchina. Ah, ho capito, ma te non la sai guidare. Grazie del regalino. Ma che? Ma mica te che lo che brutto muso. Ma però. Che brutto muso. Sembra un topino. Ma che sembra un topino? Ma te vorresti vedere, vorresti tenerlo, altro che noleggiarlo una macchina del genere. Datti una mossa e arrivi in studio. Non l'hai noleggiata. Ah, per forza, pensavo con i soldi di Stefano Giorgi. Pensavo fosse. Pagata dopo in fact. No, te pensi che è un regalo, hai capito così? Ti vuoi muovere? Sì. Però bisogna che ti dai una mossa. Dai, dove andiamo qui? Non lo so, muoviti. Non si capisce. Adesso proviamo a vedere se magari ci ascoltano nello studio e rientrano in studio, hai capito? Però bisogna che tu ti dai una mossa effettivamente, perché non si può vedere una che ci mette così tanto tempo. Ma dove giriamo adesso? Ma non lo so, speriamo che mandano un video, hai capito? Perché effettivamente non si capisce più niente qui. Vabbè, dai, speriamo di arrivare. Intanto ascoltatevi il primo video. Arriviamo. Giusto perché non sei megalomane, il primo video. Vabbè, dai. Sai che io sono un angelo e quassù riverbera l'oceano, io respiro. Mi gridi negli orecchie. Perché di sì, perché questo è Glamorous. Ma ciao a tutti. Siamo tornati. Sì. Oh, sei carica. Ma non siamo oggi? Mai partiti, veramente. No, veramente sì. Questa settimana siamo stati buoni a casa, giusto? Sì, abbiamo solo fatto una piccola excursion con una bellissima sì, la Bugatti, quella che ci ha pagato sì. Stefano Giorgi. Esatto. Abbiamo... per gentile concessione di Open Factory. Di Open Factory, vedo che hai lo sponsor, che così abbiamo già fatto. Sì, della serie caviamoci il primo dente. Caviamoci il primo dente così. Come vedete, aspetta. Aspetta che ti faccio anche lo zoom, no, ho già zoomato.
Più zoomate così, e chi è Sexy Woman? Sexy Woman. Mentre, sì, by guarda, Einstein. Io vado con Absolute Joy. Conti Blaine. Non si vede una fava. Conti Blaine, Conti Blaine. Sempre con quel tigrato lì addosso. Sì, hai visto. Bello, bellino, bellino, che bello. Carino, sì, sempre molto. Carino. Come stai, Carlo? Come sto? In piedi. Perché abbiamo rotto la... Sì, esatto, potremmo mandare, vabbè, le foto prossimamente. Non ci sono le foto, ma effettivamente ci si è appoggiati alla sedia, abbiamo sfondato un tutto. Un piccolo orsetto di 100 kg ci si è messo sopra, ma vabbè, era un, è un semplice dettaglio. La nostra mascotte. Esatto. Che perché abbiamo due mascotte, abbiamo lui e Sasha. Esatto. Finché Sasha non ci lascerà. No, assolutamente. Siamo tornati, siamo sempre su CU.tv, canale 600, siamo più carichi di prima e di dopo, no, di prima. E quindi di cosa parleremo oggi? Ah, parleremo di Sanremo, di Carnevale. Sì, vabbè. Perché ogni così, scherzo vale, sì. Così ci facciamo due risate sul tuo abbigliamento. Riparliamo del tuo abbigliamento. No. Ne vuoi parlare adesso? No, dopo. Non dopo. Hai delle foto? Sì. Ne ho di foto, ma non riesco ad andarle a prendere così velocemente. Meno male, perché stavolta avevo rubato i fiori da Sanremo. Sì, stavolta. E se li era messi tutti indosso. Ma ne parleremo dopo. Ok. Andiamo col primo brano. Vai! Andiamo con il primo brano della serata. Yeah. Ma perché sei cretina? Grazie, Clemorosini, commentate e difendetemi da questi attacchi. Sì, commentate che è perfida. Wow, che grinta, Avril, è bellissima. Sei partita così, cioè, hai fatto un urlo, per poco non mi assordi. Beh, però. Ma se tu non ti tieni basse le tue cuffie non è colpa mia. È certo, chiaramente, giustamente, è colpa mia. Allora, Sanremo. Ma ti è piaciuto Sanremo? Devo essere onesta, sì? Tu sai che l'argomento mi tocca molto da vicino. Sì. Perché è un palco che desidero. Dovete sapere che Claudia ci ha provato ad anni. Grazie, per anni. 5 anni. 5 sì, volte, appunto. E non l'hanno mai presa. No. Al che. Esatto, come il famoso detto, ha suonato tante volte al conservatorio, non l'hanno mai aperto. Chiaramente, è giusto. Beh, esatto. più o meno funziona così. Circa. Diciamo. Però. Devo dire la verità, la scenografia è stata contestata, anche tu l'hai contestata, e il Moroso l'ha contestata, l'amica... No. Sì, era oscena. No, diciamo che... Diciamo che è troppi anni che mancano i fiori sul palco di Sanremo, questo sì, però la scenografia, tanto di cappello, a me è piaciuta, un po' particolare, smettila... Un po' particolare, sì. Con le sue luci bellissime a LED, l'orchestra tutta messa in maniera strana, sembravano tutti messi così, ma in realtà era un effetto ottico. Era, no, a me è piaciuto. Come se io mi mettessi così. Era. Bene, fa non schifo. Date retta a Carlo perché è nato scemo, non è colpa sua. Ho capito io, però hai capito, gli scemi si accoppiano. No, non in quel senso, aspetta. Beh. Artisticamente parlando, delle canzoni... Azzardo dirlo, mediocri, sono onesta. Non mi hanno mosso dentro qualcosa come in altre edizioni. Diciamo sì. Che tutto un po' tendente all'offio, un pochino. È un po' un azzardo da parte mia dirlo. Però sono onesta, non ce n'è una in particolare che mi abbia colpito. Ecco, una cosa va detta. Le due cantanti donne, che era una Annalisa e l'altra Chiara, che sì. È una da X Factor e l'altra da Amici, sì. Le due ragazze mi sono piaciute molto, ma loro, al di là della canzone, mi sono piaciute loro, l'intonazione, tutto, insomma, quello che hanno fatto, l'esibizione in sé. Una bella schifezza. Non si sentivano praticamente. No, vabbè, ma dopo lì entriamo in un altro argomento, che è quello della fonica, che sì, insomma, lasciamo un po' a desiderare, però... Loro come cantanti mi sono piaciute. Allora, loro, visto che sei da così... Non lo ricordo però. Sei così bravina, giusto? Da criticare gli altri. Grazie, sì. Così, giusto da insomma, fare... me l'hai chiesto io per... Io ti farei cantare il primo brano. Va bene. Così vediamo effettivamente. Ma no, vabbè, ma qui stiamo divertendoci. Stasera insomma. Proviamo anche un effetto completamente nuovo. Sì, esatto, perché da casa Glamorosini, se chi è connesso, vediamo ancora nessun commento, ma sono sicuro che ci state ci seguendo. Non caga nessuno. No, ci stanno seguendo e così potete cantare insieme a me perché appariranno nello schermo le parole. Vediamo se riesci più a vedere. Più che altro se riesco a leggerle. Sì, perché al monitor a 12 metri, ma ci faremo due risate secondo esatto. me. Esatto. Allora, io direi
direi che partiamo col primo brano, no? Dai, un bellissimo brano di Adele che conoscono tutti. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Oh, so shy, ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I hope to see my face and that you'll be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remembered you say, sometimes I'm lost in love, but sometimes I'm hurt instead. Sometimes I'm lost in love, but sometimes I'm hurt instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time I lived. You were born rain, a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn out the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I hope to see my face and that you'll be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you say, sometimes I'm lost in love, and sometimes I'm hurt instead. Nothing compares, no worries or care, regrets and mistakes, their memories made. Who had known how bittersweet is who taste. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remembered you said, sometimes I'm blessed in love, but sometimes I'm hers instead. Never mind, I'll find someone like you. Do I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you say, sometimes I'm first in love, but sometimes I'm hers instead. Sometimes I'm last in love, but sometimes I'm hers instead. Sorbule. Ecco, mossa, è arrivata la S sibilina, hai capito, da lontano. E intanto voglio ringraziare perché Daniele Giaccalone ha scritto: vai Claudia, facci sentire. Eh certo, è quello che ti ha fatto lo scherzo, sai? Sì, sì, è lui, è il bastardone che ti ha fatto lo scherzo, poverino. Perché
dovete sapere che Claudia la racconta. È stata presa in mezzo un po' dai Dragonair, il programma che va in onda il lunedì, e volevano fargli uno scherzo. Cioè, è effettivamente partita da me l'idea. Ma beh, strano che parlassero della... Di chi? della non si può dire Durex. Vabbè, ascolta, sì. Cioè, cosa vuoi fare? Allora, praticamente si sono fatti sgamare in 10 secondi. Com'è che è andata? No, dove hai capito? È stato no, allora, diciamo che ho una memoria vocale abbastanza buona, dai, nel senso. Ma non ridere, è la verità. Cioè, abbastanza buona, nel senso che avendo visto... non vi riconosce, perché vabbè, se vi incontra per strada non vi riconosce, però riconosce la voce. Ma lì è un problema di vista, non vedo una cippa. Ma quello che dico è che avevo visto lo scherzo dello stilista e il conduttore, che eri tu e loro, no? Giustamente. E avevo memorizzato il timbro, avevo memorizzato la cadenza. La voce un po'... ciao pazza, no? Sì, no, ma vabbè, insomma... E quindi quando ho sentito... perché all'inizio c'ero cascata, perché poteva anche effettivamente essere, no? Sì. Credibile, perché quante aziende, beh, esiste anche quella di azienda, voglio dire. Vabbè, poi la ringraziamo, perché magari nascerebbe un bambino ogni 30 secondi, capito? Quindi magari, vabbè. Attenzione, perché vai su terreno minato. No, lasciamo perdere. Dopo ti arriva tutto il Vaticano dietro e te le danno di santa ragione. Capito? Adesso hanno dei problemi maggiori, ti secondo me. Ti picchiano col mattarello che non usano. Quello che di... mamma mia. Io, vabbè, niente. Quello che voglio dire è che all'inizio questa segretaria, questa pseudo segretaria mi aveva detto: guarda, siamo della... vorremmo parlare, così. Mi hanno passato il titolare, il finto titolare. Quando ho sentito le prime due o tre parole, ho collegato subito e ho detto: stop, voi siete quelli di Dragonair. E li hai fregati così. In pieno. Trick. Quindi già che hai capito, l'hai presa. In tasca, esatto. Perché non si può dire. Ma comunque tu che fai il furbo sulle mie canzoni, sì. Allora, prima ci sei cascato, vabbè, ma preparati un duettino per la prossima volta, perché i glamorosini si stanno lamentando. Facciamo con vivo me. Per lei, che così sì, proprio facciamo schifo. Esatto, così facciamo due talpe. Perché perfetto. Io lo so. Sì, perché tu no, devi... vabbè, perché più che altro, okay, che tu lo vedi da lì, io lo vedo da un'altra parte, capito? Non ci si vede niente. Ma è un altro paio di maniche. Allora, dicevo, torniamo a Sanremo. Sì, dai. Abbiamo detto che faceva schifo assolutamente. La scenografia. No. Faceva schifo il fonico. No. Facevano schifo il pubblico. Ne ho buttato una lì così. Ma perché? Anzi, quest'anno per me è stata un'idea fortissima. Cioè, lasciare la 106 di vuoto. Ma non l'hanno usata. Con queste sedie cadavere davanti. Ma non l'hanno usata. Ma non serviva a niente. Era messa lì così. Era molto glam, era molto fashion. Dai, era carina comunque. Vabbè, insomma, però tu sei distruttivo, però... non ti è andato bene niente, allora presentalo tu Sanremo. Ma guarda, quasi un pensiero. Io e Carlo. Sì, sai, ci proponiamo. L'anno prossimo andiamo a suonare al campanello dell'Ariston, mm-hmm, con la nostra valigetta e diciamo, mm-hmm, ci proponiamo per però presentare Sanremo gratis. Ti vesti con i vestiti della Litizzetto, perché secondo me sarebbe molto bene. E tu ti vesti vestito da Fazio. Beh, vabbè, attenzione che la donna in giacca e cravatta ha il suo fascino, attento, eh. Certo, beh, chiaramente, mi piace da morire, capito, la donna in giacca e cravatta. Che... è molto sexy. Vabbè, andiamo avanti. Mm. Ma il vincitore? Il vincitore è stato Marco Mengoni nella sezione Big, sì, e invece nella sezione... giovani. Chi ha vinto? Che poi avevano detto che non lo facevano. Chi ha vinto? Maggio. Antonio Maggio, che lo salutiamo, perché insomma dopo c'è anche Ivano che dice, beh, insomma dovete salutare l'amico Antonio Maggio, quindi lo salutiamo. Sì. Ivano, male chi? Non fa. Ivano chi? Ivano Brunelli. Ah sì? E cos'ha con Maggio? Sì. Sono amici. Sono correlati. Io ho cassato il video. Avevamo il video da passare oggi. Benissimo. Ivano, io non rispondo di queste cose. Ivano, lo passeremo la prossima volta. Esatto. Cosa vuoi dire? Ma della canzone. Della canzone di Mengoni che andiamo a vedere, sì, in questo momento. Dai, così dopo lo commentiamo insieme. Lo commentiamo dopo? Mm-hmm. Allora, andiamoci a vedere il video di Mengoni. Il video di Marco, per la gioia di mamma. Per la gioia di mia mamma, hai capito? Esatto. E quindi andiamo a vedere effettivamente che l'eccezionale. Vuoi commentarlo? No, lo facciamo ascoltare. Ok, siete sempre su Glamorous, questa è C100. Questo era Marco Mengoni. Beh, il brano è un po' una tizia
Tiziano Ferrata, però sì, c'era chi lo stava commentando sotto, ma non vuole venire con noi in, in diretta. Prima o poi riusciremo prima a prendere ce la faremo. Tommy in diretta. Però io voglio salutare innanzitutto Cristina, Virgilio, tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché stanno ascoltando te praticamente. Che ci stanno ascoltando vivono, e vedendo. Vivono tutti per ascoltare. No, non te. È vero, Carlo, non è vero. Però è stato bello perché Cristina ha scritto "Sì, San Romolo". Io San Romolo l'ho fatto, sai, un festival di ma San Romolo. Ma cos'è San Romolo? Si chiamava Romolo. Così, ad Abano Terme lo facevano, sì. L'ho fatto nel 2000. Guarda, lasciamo stendiamo un che velo forza, pietoso. Che forza, vedi, Sanremo mi manca, ma San Romolo non me lo sono fatta mancare per ben due volte. Stendiamo un velo pietoso. E poi mi chiede Cristina, ma quando fai tacere il regista e fai sentire la tua bellissima ma voce? Ma perché? Che carina, un bacione alla mia Cri. Ma secondo te, facciamo un po' di gossip, dai. Dimmi. Sì, 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 sì. Ma secondo te Marco Mengoni è più dalla parte di Tiziano Ferro? Oh no! No. Si parlava di Marco Mengoni. Secondo me è un... Non lo so, è sicuramente un po' ambiguo come ragazzo. Diciamo che è un bel miscuglio. Inquadro un bel... solo te così la gente non mi vede a casa. No, è meglio. Chiaramente... Stai fermo lì. È un bel misto tra ambiguo... sì, timidezza, grande timidezza probabilmente, insomma, non lo so. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, però chi se ne frega perché ha una bellissima voce. Hai qualche notizia? Sì, aspetta che non ci vedo. Ecco, cioè, allora, aspetta, siamo messi aspetta. Così purtroppo. No, no. Non ci vede una fava, ma si ostina a non prendere gli occhiali. Io non so più cosa farci. Hai ragione, aspetta. No, ho una notiziona, eh. Sì. Sai tu chi è aspetta. Chi è Tina Cipollari? Sì, era una... Non era una di donne, sì, è di uomini e donne, donne. Ma perché dobbiamo quella. Sempre cascare sulla De Filippi? Ma sì, sul perché? Mario Nazionale. No, ma vabbè, perché insomma, diciamo che lei fa sempre gossip la De Filippi. Qui, però lei è quella di uomini e donne, cioè sì. Non è stata tronista. Lei è proprio quella, è quella che arriva lì col suo boa, che giudica, che fa, che briga. E dice, ammette Tina Cipollari, sì. La storia con mio marito va così, così. Che uno dice, ma chi se ma ne chi frega? Ma chi se ne frega? Ma a me ne sbatto niente. Però, attento, attento, perché dice l'amore lo sai tra... che prima noi, aspetta, prima o poi noi, allora, o ci arrestano perché ci querelano di brutto, oppure faremo carriera, ma è più facile la prima. Tu c'hai già la maglia da carcerato, quindi sì. Non fai fatica. No, è di Moana. L'amore... Pantera... L'amore tra Tina Cipollari e il marito... Chi? Oddio. Chi con Alli va così, ma così. Ma chi? Chi con Alli asciama, che sembra... È la stessa opinionista di Uomini e Donne a rivelarlo nel corso di un'intervista rilasciata in occasione della sua partecipazione al prima teatrale di Priscilla. La prima teatrale Priscilla. Di Priscilla. Che lei era ospite o è... No. È nel cast? Lei è proprio, da quello che capisco qui, è la protagonista. Dice dove la vamp... Ho il filo delle cuffie che non so dove mettermelo stasera. Dove la vamp, più vamp della televisione italiana, si è presentata al fianco dell'amico fidato Gianni... Chi? Sperti. Sì, l'ex della Barale. Bravissimo, opinionista. Oh, ma sei informatissimo. Ma ho capito, stavo guardando. Opinionista anche lui nella trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Ma quindi alla prima era ospite, non ho capito. Faceva parte del cast o era ospite? Ma che cacchio di domande? Ma che notizie hai cercato? E perché dovrebbe interessare questa cosa a casa? Hai ragione, era tra gli ospiti o era la... Non lo so, vabbè. Benissimo, comunque. Questo è proprio l'attendibilità continua ad avere un'attendibilità glamorous, che è quella effettivamente. Esatto, ma sì, ma è la prima gossipata che mi è arrivata. Sì, vuoi buttare la seconda, già che ci sei? Non lo sì, so. Perché ce n'è di più carine. Innanzitutto il bacino della buonanotte tra Belen Rodriguez e Stefano Di Martino. Ma sì, ma cosa ce ne sul fai? Loro Facebook hanno scritto buenas noches. E si sono dati un bacino perché loro sono molto carini. Sì, a cui non gliene frega praticamente niente nessuno. A nessuno, ma sai che nella prima pagina di spettegola.com, perché noi dobbiamo dire dove ci sono chiaramente solo perché dei noi volti, dobbiamo far pubblicità. Ci sono solo dei volti sconosciuti, una certa Teresanna Pugliese. Teresanna. Vabbè, comunque tu ma ne hai una più carina? No, neanche una. Io direi
Cantiamo il tuo secondo brano? È già arrivata l'ora. Va benissimo. Eh? Hai fretta? Devi andare via. Eh sì, alle 7 avrei un appuntamento. Ah, devo okay. andare via con Tommy. Tu rimani qui e andiamo via io e Tommy. Abbiamo okay. un impegno in... Andiamo con quest'altro brano che è molto bello. Aspetta, fammi spendere due parole. È uno dei miei brani preferiti di questo momento, del grande Robbie Williams. E se non erro, è stata scritta da Gary Barlow questa canzone. E si intitola... sì. Si intitola... The Different. Perfetto. Ci ciucciamo una seconda volta, Claudia Celi. Grazie, chiedo grazie a tutti, dico grazie a tutti quelli che mi ascoltano, perché se devo aspettarla da Carlo. Notare la gente che si sta specialmente quello che si tira un pugno in testa perché ti deve ascoltare, quello è il problema. Alza la base, Carlo, grazie. Se vuoi tirami anche un mattone. When I'm looking in the light, something deep inside me sighs, 'cause I know you will get better, better, better. You're right by right down below, the only thing I understood, nothing ever good enough. I stumble through the world as they're leaving me, crumble and a sign in all your majesty. And I cut myself just to get a mile. This time I'll be different, I promise you. This time I'll be special, you know I will. Just don't leave me deep in your eyes. This time I'll be better, I want you to know. This time I'll be special, of God make it so. Just don't live with me in your eyes, your eyes, your eyes. You took my arm, you took my hair. And if you're not here, find myself. You're supposed to make this better, better, better. No self-control, no is why. And if I don't stand there, but I, this is it for you and I. Bless the bloody hand on my fingertips, praying to a God I don't think exists. Will you listen now? Can you forgive me somehow? This time I'll be different, I promise you. This time I'll be special, you know I will. Just don't live with me in your eyes, your eyes. This time I'll be better, I want you to know. This time I'll be special and God make it so. Just don't live with me in your eyes, your eyes, your eyes. Close now to the end. If love was the answer, then hope was the question. Closer now, let's pretend we never been hard here before. This time I'll be different, I promise you. This time I'll be special, you know I will. Don't leave me in me in your eyes, your eyes, your eyes. Na 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 na. Bella bella me 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 in your eyes. Ti tolgo l'effetto papa. Ma ho sentito. Ma c'è stato l'abbassamento in mezzo. No. No, ma che è?
E vai. Sai cosa significa questa canzone? Sì. Ti prometto che da oggi in poi sarò diverso. Sì. Ma tu promettimi che non te ne andrai via con la mia immagine negli occhi. È quello che ha detto Tiziano Ferro alla Maionchi. Ma perché? Ma perché gli ha detto, guarda Mara, gli ha detto, io da oggi sarò diverso, ma però non andrà via. Ma perché vogliamo convidare? E la Maionchi gli ha detto, per me no! A Carlo, alzami nelle cuffie che mai abbassato. Ma non t'ho abbassato. Che ti devo sentire meglio dentro. C'ho io il microfono basso probabilmente. No. Poi ti devo sentire, cioè. Orecchie. Ma nelle orecchie. Ma nelle orecchie. Ma sì, ma sì, ma sì. Ma cos'è l'angolo dei doppi sensi? Ma no, ma che cosa vuol dire? Ma quello che voglio dire è che lui ha fatto, come si dice? Outing. Ecco, outing, insomma, dai, non insistiamo su questa storia, però. Vogliamo parlare anche... Sanremo, abbiamo finito? Cosa fai con quel cavo? Mi metto la treccia dietro. Ne abbiamo abbastanza di Sanremo? No! Vogliamo parlare del carnevale? Parliamo del carnevale. Ad ogni scherzo vale. Famo se due risate sul carnevale. Con quel vestitino che ti sei messa. Ma il vestitino, innanzitutto, facciamo anche un ringraziamento ad Angela Zanfino, perché è l'atelier di Angela Zanfino che ci propone... E ci procura questi bellissimi abiti tutte le domeniche, a me, a Patti, a tutti quelli. No, ma infatti l'abito era bellissimo, però io chiederei, capito, di cambiare. L'abito era bellissimo. Cambiamo però il personaggio da mettere dentro l'abito. Grazie. E c'è sta quella voce sul palco di Sanremo. Se ti piacerebbe. Sì, hai ragione, è stato un flash questo. È quella la voce che ci sta sul palco del Carnevale di Cento e ve la tenete ancora per due domeniche. Ma comunque sono contenti i miei fans. Sì, ma perché sono contenti i tuoi fans? Sono sempre carini con me, sono con te che sono contenti. Sono cattivi con te. Ah beh certo, sono cattivi con me. No, comunque, no, sono bellissimi. Diciamo che la prima domenica, per chi non fosse venuto al carnevale, avevo un vestito nero. Sì. Modi strega, modi Loredana Bertè degli anni 70. Tutta con lo strascico in tulle nero, bellissimo. Sì. Cosa stai facendo? Sto andando a cercare. Esatto, guarda. Esatto. E poi la seconda domenica. La seconda domenica avevo questo. Tanto che avevi quell'abito che praticamente ti sei tenuta la giacca indosso e non... Ma per forza, poverin, era freddo. Però era bellissimo perché era pieno di rose. Era pieno di rose, bellissimo. Sì, specialmente tutto questa faccia, cosa stavi dicendo qui? Ah, non lo so. Non vedo fino prendo là. Fra le però blog, aveva... No, tutt'altro. Vedi che bello, aveva preso tutte. La Zanfina è andata personalmente a strappare tutte le rose e i fiori da Sanremo. Tutti quelli che non avevo messo sul palco li avevo io nel vestito. Sì. Verde con questa bella coda dietro. E niente, avevo la giacca, purtroppo il piumino perché era freddo. E purtroppo finché non viene. Perché voi non sapete, ma Claudia ha dei seri problemi, capito? Non trattiene niente. ma no, sono un po' delicata con i freddi. Insomma, i freddi fanno male. Il freddo fa male. Tutti, no? Come i vampiri, capito? Sono di lì. Ma perché? Sì, non riesco a capire se sto andando avanti. Ci sono 12.000 foto, sono sempre le stesse qua. No. Ma sì, sono sempre le stesse sono perché questa con il leggio l'avevo già vista. Sono bene. Sempre le stesse quattro. Esatto, bene. Ma perché non fai vedere le tue? Hai capito. Però, qua, ecco, questa riassume un po' tutto, hai capito? Lei che era super incavolata, ma va bene. Esatto, e ringraziamo anche che l'autore delle foto Luciano, è Lucio Russo. Luciano Gligabue. Ma che Luciano, Lucio Russo, e lo salutiamo, che, lo che ringraziamo. È qui, da queste parti. È qui, ma è... non si vogliono far vedere, io non lo so, sono tutti timidoni davanti alle telecamere di CU. Cosa sì, e poi vogliono fare tutti i programmi, vogliono fare... Hai qualche notizia altro? Ma sai che poca roba. Ma una domanda. Che... Sì, ecco. La signora Middleton. Sì. Non ha già partorito, vero? No, la Pippa o l'altra? Beh, insomma, non la Pippa, quella che si è sposata al principe. Ah, quella che Kate. La Kate. La Kate non lo so se ha già partorito. Ha già partorito o no? Perché lo sai che l'attendibilità di Glamorous è sempre delle nostre spettacolare, delle nostre gossipate risale tipo all'anno scorso, quindi ma non è vero. Però diceva che c'è una foto che si intravede il pancino, ma secondo me è diventato un pancione. Che è un pancione, è un pancione. Aspetta che io spulcio, ma tu una gossipata non ce l'hai? No, non ce l'ho perché io ho 3.000 cose da fare qui e purtroppo a casa non riescono a vedere, ma sto facendo regia audio, regia video, metto a posto i video, poi tu hai finito tutte le canzoni velocemente, quindi sono alla ricerca anche di canzoni nuove. Ne ho un'altra però, dimmi sai, aspetta perché una l'ho beccata.
Hai presente la Gwendalina Tavassi? Chi è? Te la ricordi? Gwendalina è quella che ha fatto Il Grande Fratello. Sì. Dice, confessa. Confessa. Sarò la prossima tronista di Uomini e Donne. Che soltanto culo. Pochi giorni fa sbandierava l'amore per il napoletano Umberto Primo di Savoia. Da è partito per me. Da ponte. Gwendalina, ma oggi Gwendalina Tavassi sminuisce quella Madonna, storia. Ma non leggi niente. Ah, sono cercata. Domani andiamo a comprare un PC. Sminuisce quella storia dicendo che lei e l'imprenditore si frequentano, ma che alla base non c'è niente di serio, anche perché la romana deve tenersi libera sentimentalmente, visto che alle porte potrebbe esserci la partecipazione a Uomini e Donne in qualità di tronista. Possibile che vanno anche queste glam. Cioè, vanno tutti a Uomini e Donne? Ma allora, fai mo' i conti di quante trasmissioni sono rimaste in Italia. Allora, Uomini e Donne. Poi? Uomini e Donne. Poi? E poi è rimasto, c'è cioè, Amici di Mario De Filippi. Che poi? Quello lì, poi? Quello lì c'è sempre. Poi? E poi X-Factor, che alla fine c'è Italian's Got Talent, che vanno di pari passo e c'è dentro Mario, quindi. Sì, perfetto. Ma poi te i conti dove bisogna andare in Italia. Allora, niente, io faccio appello a Maurizio Costanzo. Se per cortesia mi prende a casa sua a fare le pulizie, potrebbe essere. Anche perché per me ce n'hai tanto da pulire, sì, lì dentro. Sì. Ah, lì perché ce n'è tanto da pulire? Non nel senso che immagino che abbia una casa grande. La casa di Maurizio Costanzo. Stavo pensando che avesse fatto outing anche Maurizio Costanzo, hai capito? No. Quindi ascolta, no. Ma ce l'hai il brano di Pink? No, io invece adesso ti faccio ascoltare il brano che è praticamente la nostra sigla che ha dato il titolo al nostro programma. Sì, Glamorous. G M M. Prima poi la canterai, no? O no? Mi piace da morire. Bravo Carlo. Ascolta, ma cambiando un secondo argomento, no? Adesso onestamente parlando di cose serie. Anche perché è l'ultimo argomento che facciamo stasera. E quindi parliamo di cose serie. Il Papa. Allora, Papa Benedetto XVI, dopo le dimissioni, percepirà una pensione di 2500 euro. Cioè, ti rendi conto? E dove li prendono? Carlo, dimmi dove li prendono secondo te? Vabbè, insomma, dice, ultimi dieci giorni da Papa per Joseph Ratzinger. Sabato Benedetto XVI farà la sua ultima apparizione pubblica in occasione dell'incontro poi, di saluto previsto con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Poi lo murano dietro. Oh. Rimane vivo in 2x2 lì dentro, capito? Gli portano un panino e... Ma spiegami un attimo il discorso dell'avviso di garanzia. Ma sembrerebbe che ci siano delle notizie. Sono notizie ufficiose, sì? Perché sai che sì? Di ufficiale c'è praticamente nulla dal Vaticano, sì? Che ci sia un avviso di garanzia per qualcosa che è successo in Canada. Non voglio andare nello specifico. Quindi è indagato e quindi è stato più spinto a lasciare. Ho che capito. Effettivamente abbia voluto lasciare. Comunque, queste sono le notizie ufficiose, okay. Ma sai, vanno prese sempre con, con il beneficio del dubbio. Di inventario. Però del dubbio. Vabbè. Comunque dice che, appunto, dopo quest'ultima apparizione, lui terrà il suo ultimo Angelus domenica, sì? Prossima, prima di congedarsi e lasciare spazio al futuro pontefice. Per 2 mesi sarà in ritiro a Castel Gandolfo, il tempo di ristrutturare il monastero Mater Ecclesiae sui Colli Vaticani, dove il futuro ex, sì, Santo Padre trascorrerà. Perché lo sai che è un monastero che lui ha fatto. Anche questo ti dà molto un po' l'esempio di che cosa stia tramando dietro da un po', perché questo monastero è stato fatto ristrutturare da lui. Ho capito. E quindi è stato rimesso in piedi ed è sempre dentro le mura vaticane. Quindi tu dici che sia stato semplicemente l'arrivo, il termine di una decisione ponderata da tempo? Sì, secondo me ha fatto un po' come ha fatto Tiziano Ferro con la Maionchi. Ti prego, non siamo blasfemi, non andiamo sul profano. Perché siamo ai 10 minuti. Ma perché? Non ho detto niente. No, non andiamo su questo argomento, però ricordiamo che mancano 10 minuti alla fine di Glamorous. Sì. E che tu hai ancora qualcosa da farci ascoltare. Sì, io ho l'ultimo video di Pink uscito, sì, da pochi giorni. Esatto. L'ultima forza. L'ultima sforzo di Pink. Sì, con il cantante. Dai. Non me lo ricordo il cantante. Quello di Forever Nat Young. Ruse. Oh.
Sì, quello. E poi dopo chiudiamo con una chicca che ci facciamo veramente due risate. Grazie. Prego, non c'è problema, hai capito? Perché io ho già capito cosa. Eh beh, chiaramente, perché non poteva essere altro. Ma perché si è aperto YouPorn? Ma no, ma perché? Non è vero, è il mio PC, non c'è YouPorn lì sopra. Sì, è vero che ci sei proprio tu direttamente. Ma che... E siamo rientrati in... Ma è possibile che questa donna abbia tutti... faccia tutti i video con dei maschioni? Insomma, mi hai detto che però non ti piace la canzone. La canzone non mi fa impazzire, però insomma, i video sono tutti con dei maschioni, insomma, lì che pomicia con tutti questi maschioni. Perché? Ma scusa, poi pomicia, cioè porazza anche lei, capito? No, lei è una bella artista, guarda lì che bacioni. A me questo video, deve essere sincero, cioè questo album di Pink mi piace molto di più rispetto... Lei è brava, lei è molto brava, tanto di cappello. Voglio ringraziare anche Virgi, perché sennò se la prende, dato che ho ringraziato Cristina. Anche Virgi, che ha scritto una splendida voce nel firmamento di 600. Ecco, Virgi. Sì, ecco, un altro culo. Ma no, che carino. Cioè, invece mi tratta malissimo tutte le volte e voi la difendete. Grazie Virgi, sì. Allora. Sono le 52 ancora, abbiamo due minuti per farci i fatti nostri. Va bene. Dove sei domenica? Domenica siamo di nuovo al carnevale, sul palco principale. Cioè aspetta un attimo, no, aspetta un secondo. Allora, siccome io ho preso una marea di un botto di freddo. Sì, esatto. Volevo capire se questo supplizio me lo devo fare anche la seconda domenica o magari posso stare in panciolle nascosto. No, allora, io ne approfitto per fare anche un attimo, giustamente, i nomi dei musicisti che mi stanno accompagnando in questa avventura del carnevale. E diciamo che queste domeniche sono state per il momento abbastanza freddine, ma hanno detto che arriverà al peggio la prossima. Domenica nevica? Però no, speriamo sarà di no. Sarà vestita da pupazzo di neve. Speriamo di no, perché penso che sarà un piacere riascoltare appunto i musicisti che mi hanno accompagnato, che sono il grandissimo Lele Saraceno, che è chitarra e voce insieme a me. Non alla l'applauso, mia, l'applauso? Non è un problema, ce lo immaginiamo. È alla mia sinistra sul palco, precisamente. No, dietro aspetta, di me... Sì. No. Rocco Siffredi. No! Ma per dare un'idea, perché noi siamo nell'angolo sinistro. Vedete quanta gente, infatti, da casa, se voi potete vedere, quanta gente c'è alla sinistra di Claudia e a destra di Claudia. No, nessuno, però vi voglio far immaginare come eravamo disposti sul palco. Ok, non sono dietro gli amici di immaginari me, di Claudia. Abbiamo il mio bassista, che si chiama Loris Bresciani, grandissimo amico, bravissimo bassista. Che io sono stato tutto il pomeriggio dietro con Anna, la sua compagna. Che salutiamo. Esatto. E poi infine il batterista, che si chiama Valerio Rotondale, che è sempre dietro nell'angolino di te. Dietro di me. C'è una marea di gente capire, dietro di te. Insomma, perché sì, siamo tutti predisposti su un'ala del palco. Okay. Per lasciare tutto le brasiliane, tutto il piumazzo, tutto il piumazzo. Cioè. Ma sì, ma è una cosa assurda, è pieno di piume il palco. Aspetta che mi andate di traverso. Sì, non t'ammazzare. Non t'ammazzare, esatto. E poi la sera dove sei? Dove sei? La sera, la sera. Fatti la marchetta. La sera. Ma non in quel senso. La sera sarò a Pistoia con la Energy Band, che è la band che... con la quale sto collaborando. Abbiamo iniziato questa avventura insieme, faremo tantissime sale da ballo, tantissimi dancing di dintorni Emiliano Romagnoli e oltre, e sarò a Pistoia. Quella domenica sarò precisamente a Pistoia, al Don Carlos. E chiaramente ci sono due che saranno, uno che ti porta, uno che ti prende, uno che... Diciamo che me lo devo gestire, perché esatto, sarà una doppia domenica, quindi finito il carnevale. Tutti, già ma capito, no! Cioè, abbiamo due che sfrutti, il servo e il moroso, che no, ancora non sei capito, hai capito. Ma no, ma non lo dire neanche per scherzo, uffa. Allora, io direi, no, che adesso ci facciamo due belle risate. Allora, grazie. Dove ci possono ascoltare? Allora, ci ascolteranno il prossimo martedì sempre alle ore 18 su www.cu.tv canale 600, Glamorous si chiama il nostro programma, quindi su Facebook abbiamo Glamorous oppure Claudia Celio Carlo Piccino, e poi abbiamo i nostri due siti che ci facciamo così la marchettona, va bene, che è www.claudiaceli.it e www.carlopiccino.com. ammazzala, imparate a memoria. Adesso io sparisco, chiudo, no tu stai proprio lì, mi catapulto in un locale a Loiano che si chiama Antica Corona, per cui facciamo anche
giustamente, della pubblicità a chi ci ha dato da mangiare. Sì. E questo era un trio, vedete, al contrabbasso Felice Del Gaudio e al pianoforte Alessandro Altarocca. E questa è Saving All My Love For You di Whitney Houston. Carlo e Claudia vi salutano. Esatto, ciao glamorosini. A martedì prossimo, ciao. A martedì. Ciao ciao.